Ciao, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per recensirvi un profumo novità appena uscito nelle profumerie, quindi una novità assoluta del 2021. Questo profumo è nato in casa di Sei di Miyake e è Drop di Seiya. Il flacone ricorda moltissimo un noto profumo che è Noa di Cacharel. Ve lo faccio un po' vedere. Di comodo, questo è un 30 ml, questa rientranza dietro che io la trovo particolarmente utile per l'impugnatura del profumo, per poterlo spruzzare al meglio, e quindi si riesce a tenere molto bene in mano. Anche il vaporizzatore è assai comodo, e questo profumo mi ha davvero conquistata. È primavera in bottiglia. Questa è la scatolina. È molto molto easy, molto semplice, e secondo me siamo sempre nello stile del marchio Sei Miyake, molto etereo. È tutta una gamma di profumi la loro che vedo molto su una donna romantica che ama profumi ariosi, spesso non invadenti, e questo è veramente molto molto primaverile. Mi ha conquistata perché ha una nota che domina la fragranza, che è la nota del lillà, ma un lillà veramente che emerge tantissimo, e mi ricorda questo fiore anche con le sue caratteristiche verdi della pianta, delle foglie. A casa della mia mamma ci sono dei grandi cespugli di lillà e io mi sento avvolta dentro uno di quei cespugli quando indosso questo profumo. È un profumo muschiato con degli accenni, ma dei lievi accenni legnosi. E per quanto riguarda la piramide olfattiva, abbiamo come note di testa il latte di mandorla e la rosa. Due note che a me non pervengono in maniera distinta, ma questa nota senz'altro è quella che, soprattutto del latte di mandorla, dà una certa morbidezza al profumo. Non mi perviene assolutamente la rosa, ma si sa, in ogni ricetta ci sono tanti ingredienti come tante note. Occhio a non confondere il discorso degli ingredienti con le note olfattive, perché gli ingredienti in un profumo sono molto di più, le note olfattive sono solo delle idee, delle impressioni per aiutarci a capire di che profumo stiamo parlando. In ogni caso, a me questa apertura, che dovrebbe essere lattea, data alla nota di latte di mandorla, non perviene al mio naso, perlomeno non viene esaltata dalla mia pelle. Per quanto riguarda il cuore, il lillà innanzitutto è la nota proprio centrale, il cuore di questa fragranza, e abbiamo altre note floreali di fiori bianchi, tra cui la nota di gelsomino. Abbiamo anche note speziate, viene data la nota per esempio dell'anice stellato. Altre note che vengono date nel cuore di questo profumo sono note solari, ma anche qui non immaginate un profumo solare nel senso di profumo che grida estate o che ha caratteristiche tipo profumo che sa di mare, di spiaggia, quel tipo di situazioni lì, perché siamo sempre in un profumo floreale, primaverile, e quindi queste note solari io le interpreterei come note che descrivono un profumo cristallino, luminoso, i primi caldi della primavera, il sole un po' più timido della primavera, quando tutto però è meravigliosamente colorato, e colorato di colori pastello, di colori tenui, quindi è un cristallino tenue, non sono le note solari, quelle calde avvolgenti dei profumi magari estivi.
E come note di base abbiamo il muschio, che senz'altro secondo me è la nota che prevale nella base della fragranza, accompagnata dalle note legnose del cedro atlantico e alla vaniglia. Anche qui, per quanto riguarda il cedro, non sento quel fondo dove il cedro viene esaltato. Anzi, io avrei detto più che un cedro atlantico, ci avrei sentito quel genere di cedro tipo dell'Himalaya, che ha anche altri sentori, forse meno dolci. In sostanza, questa cremosità che avrei potuto aspettarmi dalla piramide olfattiva di questa fragranza, dato la nota del latte di mandorla e dell'ambroxan, perché ecco, tra le note di fondo, mi sono dimenticata di dirvi che c'è anche l'ambroxan, e queste due note potrebbero un po' tarare in inganno e farvi pensare a un profumo molto più caldo, più avvolgente e più latteo. Secondo me queste caratteristiche non sono predominanti in questa fragranza. Io sento di più il lilla, le note muschiate, ed essenzialmente molto molto floreale, muschiato questo profumo, che poi sia cristallino, solare, questo sì, con degli accenti che sono leggermente speziati, quasi verso il verde, almeno sulla mia pelle, e fanno di questa fragranza comunque un profumo morbido, che però ricorda il profumo che sa di pulito, che diventa quasi saponoso sulla pelle. Ecco, così io mi sento di descrivervelo, come questo profumo è su di me, come si evolve su di me. Poi sono curiosa di sapere se qualcuno di voi l'ha indossato, provato, e se questa parte così calda o magari lattea potrebbe uscire sulla loro pelle. Veniamo a un punto di forza di questo profumo, che senz'altro è il sillage, la persistenza, perché su di me dura molto bene, dura per 5 ore, me lo hanno notato addosso, quindi la scia è buona, quindi direi che siamo su prestazioni medio-alte per quanto riguarda la persistenza e la scia, come tra l'altro sono caratteristiche di altri profumi di questo marchio, di Issey Miyake, perché anche il classico di Issey veramente è un profumo che, nonostante si tratti di un profumo comunque floreale, etereo, dura sulla pelle, come tanti profumi degli anni 90 di vecchio stampo o di inizio anni 2000. Un po' ricorda le fragranze degli anni 90 questo profumo. Il naso profumiere che lo ha creato è Anne Ayo, un giovane talento che lavora per Firmerich e che viene dalle scuole di Grass, e secondo me ha fatto davvero un buon lavoro. Quindi, se amate un profumo che sappia di primavera, questo secondo me è più primaverile ancora che estivo. Se vi piace la nota del lilla come nota preponderante, ma soprattutto cercate un profumo che abbia una buona persistenza sulla pelle, io mi sento davvero di consigliarvelo. Quello che io ho preso è un 30 ml, il prezzo di questa fragranza è in linea con gli altri profumi di questa maison, quindi direi medio alta. Per quanto riguarda il 30 ml, io l'ho pagato 46 euro e l'ho preso però con uno sconto che avevo da Sephora, e quindi sono riuscita a pagarlo un bel po' in meno, quindi approfittatene, perché tra l'altro nel periodo di aprile-maggio, per la festa della mamma, Sephora spesso fa degli sconti e vi arrivano magari i messaggi, e se vi piace questo profumo vi conviene davvero approfittarne. Io ne ho già consumato un bel po', tra l'altro vi faccio vedere, perché un buon 7-8 ml se ne sono già andati, ho ricevuto i miei bei complimenti e sono veramente felice di averlo nella mia collezione. Per quanto riguarda la persistenza, secondo me può bastare anche un ml e soprattutto un 30 ml, volevo dire, ma soprattutto per chi ne ha tanti tanti come me profumi, vale la pena, soprattutto per quanto riguarda i profumi floreali muschiati, andare su formati un po' più piccoli
e magari consumarli un po' più in breve tempo per un discorso proprio anche di conservazione, perché io noto, almeno nella mia collezione, che i profumi spesso floreali muschiati tendono a rovinarsi un po' prima rispetto a certi orientaloni super densi e con magari delle concentrazioni di ingredienti come il patchouli, che già aiuta a conservare la fragranza, o con tanta vaniglia al loro interno, quelli tendono a durare un po' di più. Quindi, siccome ogni tanto mi chiedete per la conservazione nel tempo dei profumi, se vi do dei consigli, io su queste fragranze qui, se avete tanti profumi come me, consiglio di rimanere su formati un po' più contenuti. E questo è tutto per questa meravigliosa fragranza, che sono felicissima, per me è una delle più carine che ho sentito delle nuove uscite, e aspetto di sentire anche voi cosa ne pensate. Vi mando un grande abbraccio, ci vediamo nel prossimo video, ciao!